Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto anche a tutte le persone che ci seguono in streaming. Siamo pronti anche questa settimana per un'altra puntata speciale dedicata all'emergenza coronavirus, format confermato, informazione di servizio al vostro servizio con uno specialista di spessore al vostro servizio, disponibile a rispondere alle vostre eventuali domande. Il titolo della trasmissione di questa sera lo leggete in grafica: meno contagi, più guariti, ma con tre puntini sospensivi. Quei puntini sospensivi stanno a significare che la partita è tutt'altro che chiusa, anzi, è proprio in questo momento che si fa appello al grande senso di responsabilità per uscirne al meglio. Da una decina di giorni siamo entrati nella cosiddetta fase 2, la fase chiamata danza. Ci siamo lasciati alle spalle la fase 1, la fase martello, quella nella quale bisognava agire con tempestività, con decisione, con determinazione, perché bisognava abbassare la curva, il calo dei contagi. Ecco perché siamo dovuti andare in lockdown e ci è costato tantissimo. Ecco perché abbiamo dovuto soffrire e sopportare tutte le misure legate all'isolamento sociale. Da una decina di giorni siamo nella cosiddetta fase 2, fase chiamata danza, ma attenzione, fase chiamata anche yo-yo. E qualche indicazione importante ci arriva ad esempio da Hong Kong, dalla stessa Wuhan, dalla Germania in parte. Pensate che sabato riparte il campionato tedesco, la Bundesliga, e sono davvero curioso di andare a vedere come andrà avanti, come andrà a finire. Altre indicazioni ci arrivano ad esempio dal Libano, dalla Corea del Sud, dove sembrava che con le app, con la tracciabilità dei contagi, tutto fosse stato risolto. Invece non è così. Yo-yo, ovvero fase 2 danza, chiamata anche yo-yo, perché la chiamano così? Perché potrebbe essere un'alternanza ciclica di riaperture e richiusure. Tutto dipenderà dal nostro comportamento, dal nostro senso di responsabilità. Ecco perché è fondamentale questa fase, che durerà ancora per qualche giorno, forse per qualche settimana. Di questo vogliamo parlare questa sera con il nostro graditissimo ospite, ovviamente focalizzando la nostra attenzione sull'Abruzzo, ma parleremo anche di tutto quello che riguarda ovviamente il coronavirus, quindi tamponi, test sierologici, fase assistenziale, ma anche fase terapeutica che in queste ultime settimane ha dato risultati importanti. Questo è il decimo speciale Pronto Medicina Facile dedicato al coronavirus. Tutto era iniziato 10 anni fa con il professor Giustino Parruti, che questa sera è tornato nei nostri studi. Buonasera, professore. Buonasera a tutti e grazie ancora di questo invito in un contesto un po' più tranquillo, ma che ci porterà a qualche riflessione prudente, diciamo. Noto che è più disteso, riposato, è un'impressione o è la verità? No, è un'impressione che essendoci abituati su ritmi decisamente più forsennati, insomma, quest'ultimo periodo, riuscendo ad andare a casa Più sereno, a più metà tranquillo. pomeriggio e non soltanto a notte, diciamo che Certo. abbiamo recuperato. Professor Giustino Parruti, direttore responsabile Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell'Ospedale di Pescara, nonché componente della Task Force regionale istituita proprio per l'emergenza coronavirus. Io ho fatto accenno in presentazione a questa fase yo-yo. Intanto è d'accordo con me che questo è il periodo, il momento del senso di responsabilità di noi abruzzesi, di tutti gli italiani, che una possibile richiusura potrebbe essere dietro l'angolo, però tutto questo, secondo me, non sta convincendo tante persone che vanno in giro, ad esempio, senza mascherina, professore, oppure se la tengono sotto al collo. Cosa dice lei? Allora, io dico una cosa, sempre partendo dall'esperienza reale di ognuno di noi. Portare la mascherina non è facile, stanca, è un qualcosa di impegnativo. Sono quindi più che consapevole della difficoltà che tutti i miei concittadini
vivono in questo momento. Però nello stesso tempo... Ma anche tutti i corregionali. E tutti i corregionali, sì, sì. Con cittadini in senso lato. Sì, sì, in tutti gli abruzzesi, ma tutti gli italiani. In senso lato. Però quello che dobbiamo continuare a tenere presente è che la circolazione abruzzese è stata assolutamente la più alta del centro-sud. Per questa ragione noi abbiamo un numero di portatori senza sintomi del virus che è assolutamente paragonabile a quello di molte aree dove la densità di circolazione è stata analoga alla nostra. E questo fa sì che se abbassiamo la guardia la possibilità di una ripresa è assolutamente alle porte, è assolutamente dentro di noi, non fuori di noi. Quindi la fatica di portare la mascherina è la cosa su cui fin dall'inizio insisto, come sto facendo sempre in questi giorni, in ogni occasione che mi è data, perché è il primo strumento per poter mettere in sicurezza i nostri rapporti sociali. Certo. Noi abbiamo un bisogno vitale di rapporti sociali, non potevamo andare oltre nell'isolamento, ma il distanziamento, col costo che comunque ci chiede, è assolutamente necessario. Perché se tutti i portatori asintomatici mettono una mascherina, hanno un atteggiamento caritativo, direi quasi di pietas, per prendere una parola che i nostri antenati utilizzavano con molta certo. profondità. Cioè è veramente l'attenzione nei confronti degli altri quella che passa attraverso questo gesto, perché la mascherina è invulnerabile, blocca qualsiasi possibilità di trasmissione dall'asintomatico. Intanto dobbiamo sempre rintracciare i portatori asintomatici, i positivi asintomatici. Torno da lei tra poco, anche perché le voglio fare un'intervista, come sempre, la prima parte di ogni speciale è dedicato un'intervista dedicato al nostro ospite di turno, un'intervista al nostro ospite di turno. Intanto vi dico che la prossima settimana dalle 21.30 nello speciale Pronto Medicina Facile sarà ospite il dottor Claudio Damario, direttore del Dipartimento di Salute della Regione Abruzzo, che è componente della task force governativa proprio istituita mesi fa per l'emergenza coronavirus. Vi ricordo, anzi vi segnalo, domenica alle 20 una puntata speciale di Medicina Facile che vi consiglio di non perdere, sarà replicata alle 23.15. Ho ospitato in questi studi, una trasmissione che ho registrato ieri, due medici abruzzesi dell'ospedale di Vasto, un neurologo, il dottor Pasqualino Litterio, e un chirurgo, la dottoressa Loredana Manzo, che per 3 settimane sono stati impegnati al nord in ospedali Covid, uno a Torino e la dottoressa Manzo all'ospedale di Desenzano del Garda, sono andati negli ospedali del nord in piena emergenza coronavirus a dare una mano ai colleghi del nord stremati da settimane durissime. Mi sono fatto raccontare le loro esperienze domenica sera dalle 20 su Rete 8. Grazie alle persone che lavorano con me stasera in redazione, il collega della redazione non soltanto sportiva, esperto di ciclismo, di calcio, di pallacanestro, ma è un tuttofare ed è un collega bravissimo, multitasking. Ciao Paolo Durante. Troppo buono Paolo, buonasera a te, naturalmente al professor Parruti, il tuo ospite, e a tutti i telespettatori. Non so se posso subito parlare di cifre. Assolutamente sì, hai curato il telegiornale della sera. Perfetto, abbiamo dato proprio queste cifre importanti, le cifre di oggi che si riferiscono proprio agli ultimi dati epidemiologici. Intanto la sintesi potrebbe, in estrema sintesi potremmo dire questo, che scende ancora il numero dei contagiati nella nostra regione. State vedendo sulla nostra home page proprio tutti i numeri, non li leggerò tutti ovviamente perché quelli più importanti sono secondo noi questi. Oggi si sono registrati 9 nuovi casi di positività al Covid-19, ieri erano stati 12, quindi c'è una diminuzione, su un totale di 1.310 tamponi analizzati. Tutto questo, sempre in termini numerici, pari allo 0,7% di positivi sul totale. Nel dettaglio, i 9 casi registrati oggi si riferiscono 7 alla ASL di Pescara, 2 a quella di Avezzano, Sulmona e L'Aquila e 0 a quelle di Lanciano, Vasto Chieti e Teramo. Anche se questo dato, diciamo così,
potrebbe non coincidere con la residenza anagrafica del paziente. I decessi, purtroppo, ci sono ancora quattro, sono stati registrati quattro decessi oggi, tutti nel Pescarese, 1275 i dismessi e i guariti. Altra cifra molto importante, secondo noi, i ricoverati in terapia intensiva che sono diventati 6, uno in meno rispetto a ieri. Poi per chi ha la bontà di andare sul nostro sito troverà tutte le altre cifre. Prima di restituirti la linea, Paolo, naturalmente ricordo a tutti i telespettatori che potete porre le vostre domande al professor Giustino Parruti, potete già iniziare a farlo, anzi qualcuno già lo ha fatto, a questi due numeri di telefono 0871 587 232 e 0871 5873 233. Potete anche scriverci all'indirizzo telematico salute chiocciolarete8.it. A te Paolo. Grazie a Paolo Durante, buon lavoro in regia Francesco Specchiulli, Andrea Di Fabio, ottimizzazione di questa trasmissione. Anche questa settimana non vogliamo far mancare il nostro grazie al personale sanitario da mesi impegnato in prima linea contro l'emergenza coronavirus. Anche questa settimana mi affido alle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, per ricordare che il bollettino di guerra è salito ancora. Ad oggi, ovvero dall'inizio di questa pandemia, ad oggi per contagio sono morti qualcosa come 163 medici, un numero davvero impressionante. La puntata di questa sera invece è dedicata agli infermieri. Martedì scorso è stata la giornata internazionale degli infermieri e pensate che in Italia dall'inizio della pandemia, di questa fase, di questa emergenza coronavirus, sono stati circa 12.000 gli operatori sanitari, gli infermieri che sono stati contagiati dal coronavirus. 39 sono i deceduti, 4 di questi si sono tolti la vita, lunga vita agli infermieri davvero insostituibili. Fanno, come si dice in queste situazioni, la parte del lavoro sporco e penso che il professor Parruti, vedo che fa cenno di sì con la testa, è d'accordo con me. L'ultima, come sempre ogni settimana nella nostra trasmissione, ospitiamo delle iniziative lodevoli. Questa settimana ne abbiamo scelte due, una originale che mi è piaciuta molto, l'altra è una testimonianza di quanto sia grande il cuore di qualcuno anche in tempi difficili come questi. Il primo progetto, la prima iniziativa che vogliamo sostenere, che ci è piaciuta molto, è un progetto antiplastica avviato dalla Ollus, Il Tratturo, una strada per la vita, insieme al centro di radioterapia oncologica dell'ospedale di Chieti. A ciascun paziente, al momento della prima visita, viene data in omaggio una borraccia della giusta capienza per assumere circa 750 cc di acqua, mediamente mezz'ora prima dell'esecuzione della seduta. I pazienti che hanno bisogno di trattamento radiante per neoplasie del distretto pelvico beneficiano così di un protocollo di riempimento vescicale al fine di ridurre gli effetti collaterali legati alla terapia. Domenico Genovesi e Maria Taraborrelli, rispettivamente direttore e dirigente medico della radioterapia, spiegano che ogni paziente utilizza due bottigliette di plastica e considerando che ogni giorno vengono trattati almeno 20 pazienti, parliamo di 40 bottigliette al giorno, 200 bottigliette per una settimana di terapia, 800 al mese, oltre 9.000 all'anno. Il consumo di plastica monouso è ingente e così si cerca di risparmiare e di inquinare meno. L'altro progetto, poi vado al professor Parruti, l'altro progetto che mi va di segnalare è quello di una onlus piccola dal cuore grande. L'associazione Progetto Noemi Onlus, in collaborazione con lo sportello Malattie Rare della ASL di Pescara, ha donato
più di 200 mascherine FFP2 ad oltre 100 famiglie che hanno bimbi affetti da disabilità grave. La consegna a domicilio è stata effettuata grazie alla preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana. Un piccolo gesto, ci ha detto Andrea Sciarretta, che è il presidente della Ollus e che è il papà della piccola Noemi, la bimba di Guardia Grele affetta da asma 1, dicevo, un piccolo gesto che deriva dall'insegnamento dei nostri figli, ha commentato Andrea Sciarretta. Lo saluto caramente, saluto tutta la sua famiglia e un saluto caro anche alla dottoressa Silvia Di Michele, responsabile dello sportello malattie rare della ASL di Pescara, che è sempre in prima linea e che mi ha fatto sapere poco prima della trasmissione che sono arrivate tante richieste allo sportello, richieste di mascherine, anche da parte di malati rari adulti, quindi si accettano donazioni, ci appelliamo al vostro buon cuore, chi può doni qualcosa per queste mascherine, sia per grandi che per piccoli malati rari. Professor Parruti, allora, sta perdendo forza il virus, sta perdendo virulenza, oppure è cambiato il vostro approccio, l'approccio di voi specialisti nei confronti della malattia e dei malati, oppure i malati hanno meno timore, hanno meno paura di venire in ospedale, perché c'è stato anche che nelle prime settimane la gente aveva paura di contagiarsi e di venire in ospedale. È aumentata la conoscenza, è aumentata la consapevolezza, l'abbiamo sentito anche da Paolo Durante, meno terapia intensiva, meno ricoverati in terapia intensiva, anche questo è un segno che la situazione può essere considerata già un pochino sotto controllo? Allora, sicuramente il virus non si è modificato. Partiamo da qui perché questo potrebbe creare delle aspettative non corrette. Tutte le sequenze che sono state ottenute del virus, tutte le prove biologiche della sua aggressività, tutte le prove epidemiologiche della sua azione a livello mondiale, nell'epidemia globale che oramai è in corso, dimostrano che i tassi di mortalità e di morbidità, quando il virus è libero di diffondersi e quindi di ricreare una piramide di sommerso dalla quale emergano i casi tra le persone suscettibili, è assolutamente identica, anzi, forse un po' più alta rispetto a quella delle prime stime cinesi e in generale asiatiche, perché la popolazione suscettibile nel mondo anglosassone e nel mondo europeo e americano in generale è sicuramente più alta. Quindi non è un decadimento del potenziale del virus quello che sta segnando le connotazioni dell'epidemia del mondo occidentale. È sicuramente il poderoso effetto di quello che abbiamo fatto. Io credo che più rifletteremo nel tempo su la capacità che ha avuto la nostra popolazione, che da sempre è stata caratterizzata da un'estrema fame di libertà e di autodeterminazione, di limitarsi, obbedendo al dettame delle autorità regolatorie, nella propria attività di movimento e di libera relazione, è stata una cosa eccezionale. È stata una cosa che non dobbiamo dimenticare, il più grande gesto di solidarietà reciproca che si potesse pensare e immaginare fino adesso. Questo ha determinato un'interruzione per 6 settimane della dinamica dei contagi molto impattante. Questo ha determinato una fortissima riduzione quindi di quella base sommersa dalla quale emerge il tronco di piramide dei casi sintomatici. A fronte di questo sta che la scienza occidentale ha mostrato una sua capacità di riflessione, di solidarietà e di coralità nella messa a fuoco degli strumenti di intervento, che ha fatto sì che un uso diffuso degli anticoagulanti, che un uso diffuso delle terapie immunomodulanti che abbiamo imparato a gestire nel tempo, ha determinato sicuramente una riduzione della morbidità e del transito in rianimazione da parte dei ricoverati. Ma qui lo devo dire con molta forza perché purtroppo
poi tante piccole e grandi carenze sono state sottolineate in quest'ultimo periodo, e l'impianto della nostra assistenza domiciliare, della nostra assistenza sul territorio ai casi non ricoverati è cresciuto tantissimo, diciamo, nelle ultime settimane, e la possibilità di trattare le persone che sono rimaste a casa dopo la diagnosi fatta per quello che noi chiamiamo contact tracing, cioè grazie al sacrificio di quelli che sono stati sintomatici, quindi questo allargamento costante delle diagnosi a cascata partendo dagli indizi dati dai casi noti, ha determinato la possibilità di prevenire la progressione dei casi poco sintomatici, non ancora sintomatici, con le terapie che a loro volta hanno potuto affinare, insomma, pur nella grande, come dire, ancora incertezza globale di quale sia il top di gamma, di quale sia il meglio, quale sia la combinazione vincente, però tutti hanno avuto accesso a un'offerta di cura coraggiosa anche da parte dei medici che l'hanno posta in essere, che ha dato un enorme freno all'epidemia. Certo. Senta, però i casi continuano a crescere, magari in maniera molto più ridotta, limitata rispetto all'inizio. Chi è l'untore? Chi è che contagia? Siamo a casa, i familiari, negli ospedali, nell'RSA. La fotografia del nuovo malato, età, sesso, sempre più uomini rispetto alle donne, l'abbiamo detto soprattutto nei primi mesi. E il portatore cronico è uno scoglio invalicabile? Professor. No, non è uno scoglio invalicabile, è una realtà. Mentre abbiamo potuto equivocare, diciamo, comunque nella mancanza di dati, abbiamo potuto in qualche modo fare delle stime meno consistenti di quella che potesse essere la realtà di questa condizione, adesso abbiamo una fotografia molto più chiara. Cioè questo virus è un virus che tendenzialmente sarebbe già quasi perfettamente adattato alla specie umana. Nel senso che, come gli altri coronavirus, nella maggior parte delle persone in buona salute ed immunocompetenti, determina una colonizzazione. Mi permetto di dire una parola che, soprattutto tecnicamente per noi medici e per gli operatori sanitari, dà un messaggio piuttosto semplice. La traduco per tutti. Colonizzazione vuol dire non infezione, perché dietro la parola infezione sta il messaggio che quando una persona incontra questo virus necessariamente debba sviluppare una malattia. Invece i portatori asintomatici sono quella larga frazione degli infetti, stimabile probabilmente all'intorno di un quinto, se non addirittura di un quarto, di coloro che contraggono questo, appunto, che fanno questo incontro, ecco, per essere più chiari, i quali riescono con la loro immunità naturale a confinare l'incontro col virus alle zone principali di incontro, cioè l'intestino in una piccola frazione dei casi, o una piccola, forse più che piccola frazione dei casi, sicuramente il rinofaringe nella stragrande maggioranza dei casi. Queste persone, lo stiamo vedendo nell'ultimo periodo, in una buona frazione dei casi non producono nemmeno gli anticorpi. Che cosa vuol dire che non producono gli anticorpi? Vuol dire una cosa semplice, non che i nostri metodi non sono sensibili, vuol dire che molte di queste persone hanno un'immunità naturale che confina l'infezione senza presentazione diffusa nel corpo. Rimane lì per settimane. E continuano a contagiare. E tutti hanno sentito, se posso fare un esempio calcistico, tutti hanno sentito parlare del caso di Dybala. Certo. Dybala non ha avuto nessun sintomo, ma ci ha messo 9 settimane a liberarsi del virus. Quindi questo tipo di situazione è quella che determina il principale rischio di risorgenza della malattia. Cioè un carriage, una condizione asintomatico che può determinare uno scivolamento di scenario, una traslazione da una zona all'altra, tutto quello che poi si può tradurre in una ripresa della malattia. Senta, è d'accordo col mantra lanciato dal nostro italiano, l'epidemiologo Alessandro Vespignani, che tra l'altro fa parte della task force della Casa Bianca di Trump, l'ha lanciato le 3T, no? Testare, tracciare, trattare.
Eh sì, perché se noi facciamo il test tutte le volte che sospettiamo che ci possa essere un portatore asintomatico o comunque che nell'ambito di una catena di trasmissione non sia chiaro che cosa stia succedendo, noi riusciamo a interrompere situazioni che altrimenti faremmo molta più fatica a tracciare soltanto a ritroso dai casi sintomatici. Quindi a un certo punto, in certe situazioni, tipica quella degli operatori sanitari, pensate alla provincia di Pescara che ha avuto una diffusione nell'enorme numero di strutture residenziali per persone non autosufficienti che ci sono, e a un certo punto abbiamo scelto deliberatamente di modificare, in linea con il dettame nazionale peraltro e la maggiore disponibilità del test, l'indicazione al test. Cioè a un certo punto abbiamo cercato in modo sistematico gli asintomatici potenzialmente connessi con le catene di trasmissione e abbiamo fatto quello che doveva essere fatto, cioè testare diffusamente e interrompere queste catene prima di nuovi segnali clinici. Quindi trattare la seconda T è stata la seconda importante indicazione, ve l'ho detto prima. Cioè ogni volta che noi andiamo a trattare con idrossiclorochina, in particolare le persone che hanno sintomi anche solo lievi, con ogni probabilità, numeri ce lo diranno a breve, su grandi casistiche, ma abbiamo ridotto sia l'entità che la durata della contagiosità dei portatori. E questo sicuramente ha cominciato a impattare in modo molto significativo sulla dinamica di trasmissione di questa malattia. La T però è anche quella dei tamponi, no? E qui le faccio alcune domande, le chiedo di rispondere con un sì o con un no. Limitare i tamponi solo a chi ha i sintomi è un errore? Se può rispondere con un sì o con un no. Ecco, questa è una domanda, diciamo, senza risposta. Limitare i tamponi a chi ha i sintomi è stato per un periodo un mantra, perché avevamo pochi tamponi e dovevamo cercare di capire se chi aveva i sintomi avesse la condizione oppure no. Oggi? Oggi, tutte le volte che possiamo usare una protezione meccanica verso la diffusione, non è necessario, perché tra 8 settimane la stragrande maggioranza di tutti quanti i portatori avranno esaurito, come ha fatto Dybala, la loro capacità di diffusione ulteriore. Tutte le volte però che una persona debba togliersi la mascherina per essere sottoposto sotto misura a un'operazione medica, a un contatto di altro tipo, fosse anche quello di giocare una partita di calcio, eccetera, beh, allora se vogliamo dare forza alla fase 2, alla danza della fase 2, senza rischiare lo yo-yo, è assolutamente necessario aumentare il numero di test per essere sicuri che in certe situazioni dove dobbiamo andare sotto misura non ci sia esposizione eccessiva. Quindi tamponi a tappeto per scovare chi non si ammala ma chi nel frattempo contagia. Ecco, le contesto la parola a tappeto, perché a tappeto significa senza criterio. Me l'ha sempre contestata anche nelle puntate precedenti. Sì, perché non avremo nemmeno in questa fase la possibilità e la potenzialità di fare i tamponi a tappeto. Non è il concetto che secondo me deve passare. Il tampone deve essere mirato nella ricerca attiva del portatore asintomatico tutte le volte che il normale strumento di contenimento, che è il lavaggio delle mani, l'uso della mascherina e il distanziamento di 1 metro, 1,5 metri, non possa essere mantenuto in modo sistematico. Io Paolo Castignani voglio farmi il tampone. Posso farmelo? Dove vado? Anche pagando? Come funziona? Allora, guardi, adesso è un po' più libera, mi sembra di capire. Adesso è un po' più libera la cosa, però ha delle limitazioni oggettive. Per fare un tampone occorre una tecnologia ben precisa, perché le tecniche di esecuzione dei tamponi sono ben codificate oramai, ma sono assolutamente legate a una perfezione nel processo di esecuzione. Quindi la tecnologia deve essere validata, il campione deve essere processato correttamente, deve essere processato tempestivamente, se questo non è possibile deve essere congelato adeguatamente perché è un virus a RNA. Per cui nella misura in cui la competizione internazionale
ai reagenti, perché abbiamo questo grosso problema che il dottor Fazi ha spiegato in tante circostanze e ci ha fatto capire molto bene. Tutti noi vorremmo avere la possibilità, anche avendo i soldi in tasca, di poter acquistare i reagenti per fare più tamponi, ma siccome tutto il mondo occidentale li sta comprando, fino a quando non si abbasserà la, come dire, la logica di mercato, la pressione competitiva sull'acquisto dei reagenti, magari a fronte di una più ampia produzione di questi medesimi reagenti, l'utilizzo diffuso diventa è ancora piuttosto problematico. Se poi la tecnologia nelle prossime settimane evolverà dandoci una disponibilità molto estesa del test e una facilità di riproducibilità di un test ben eseguito ancora più ampia dell'attuale, allora nulla vieta che in tante circostanze dinamiche il tampone possa essere eseguito in più ambiti ed in modo assolutamente affidabile. Per il momento la domanda quando ci si fa un tampone è: il risultato che ho ottenuto è affidabile oppure no? E è stato veramente opportuno, perché io tra 3 giorni nel ripropormi in una certa circostanza posso tener conto di quello che è stato il risultato di 5 giorni fa? Questo è il punto, per cui se noi mettiamo a fuoco quelle che sono le effettive potenzialità del tampone e le effettive necessità di un tampone ben eseguito, ben venga un'estensione del suo utilizzo nella fase 2, perché chiaramente riduce tutte le nostre problematiche. Rimane però che la regola del distanziamento e della protezione è quella che mette in sicuro tutta la società, anche laddove il tampone non possa essere generalizzato. Allora, 22.02, io devo andare tassativamente in pubblicità, comunicazioni in servizio anche per Paolo Durante, perché io voglio fare ancora alcune domande al professor Parruti, quindi quando rientreremo andrò avanti io con delle domande importanti, almeno secondo me, che voglio fare al nostro ospite, e poi daremo spazio alle telefonate. Ci vediamo tra pochissimo. 22.09, di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questo speciale Pronto Medicina Facile dedicato all'emergenza coronavirus. Ospite in studio il professor Giustino Parruti, direttore Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara. Io voglio andare ancora avanti per qualche minuto con la mia intervista, però poi darò spazio alle vostre telefonate, che mi diceva il collega Paolo Durante che sono tantissime. Professor Parruti, abbiamo visto le 3T, testare, tracciare, trattare. Poi abbiamo visto tamponi, la T è anche quella dei test sierologici, che stanno, anche lì c'è una gran confusione, c'è un gran casino, no? Tra i due test e la differenza con i tamponi. Arriveremo mai a questo auspicato patentino di immunità che dicono che probabilmente non avremo mai? Arriveremo mai alla famosa immunità di gregge che è da tante persone evocata, da tanti specialisti anche evocata? Allora, innanzitutto il problema dei test sierologici, e l'abbiamo già accennato prima, in questo tipo di infezione quelli che hanno una risposta immune naturale forte confinano il virus nel rinofaringe. Questa cosa fa sì che, per l'appunto, in una buona frazione dei casi, l'abbiamo visto su tutte le nostre casistiche, l'abbiamo confermato su tutti i nostri asintomatici più duraturi, non si producono gli anticorpi. Quindi la ricerca degli anticorpi deve partire da questa grossa consapevolezza, che rispetto all'interruzione della circolazione del virus non ha la forza del tampone. Se io testo una persona che ha avuto contatto con un'altra persona già positiva e trovo che è positiva, spesso scopro che è asintomatica. Quindi quella persona, se l'avessi cercata solo con la presenza degli anticorpi, avrei perso una grossa frazione di coloro che sono il target della nostra azione di prevenzione, del tracciare e del trattare. Questo è un problema molto importante, con buona pace di tutti, nel senso che se si vuole, cioè, per battere il chiodo ci vuole il martello. Poi
Il chiodo si può battere anche con la lima, però è meno efficace del martello. Per tracciare la diffusione in una popolazione del virus, considerando la frazione non trascurabile, anzi purtroppo molto rilevante, dei portatori asintomatici, bisogna usare il test. Questo con buona pace di tutti, il test molecolare, il tampone. Quindi. Sì. Il test sierologico è utile perché ci darà una misura di quanto la popolazione è diventata potenzialmente, almeno nel breve termine, immune, in quanto già esposta, anche se con esiti di malattia, diciamo così, minori. Questa cosa sta facendo emergere appunto i numeri che sentiamo tutti i giorni, forse gli italiani esposti sono stati 5 milioni, però diciamo il test sierologico poi, una volta che venisse positivo, deve per forza ancora una volta essere complementato dal test molecolare, perché una persona che ha gli anticorpi di memoria, le famose IgG, per questo virus, purtroppo, certo, specialmente se ha avuto dei problemi polmonari o se ha un polmone non perfettamente in forma, anche preesistente a questa esposizione, non è detto che abbia eliminato completamente la replica polmonare del virus. Quindi potrebbe ancora essere portatore o potrebbe, in alcune circostanze particolari, lo stiamo vedendo nella nostra esperienza in modo molto concreto, tornare ad esserlo. E qui si apre un problema importante per la fase 2, cioè il test molecolare è l'unica cosa che ci garantisce effettivamente la contagiosità o non contagiosità del soggetto. Test molecolare, tampone. Tampone. Cioè quello che cerca. Così facciamo anche meno. Sì, no, cerca direttamente la presenza dell'RNA del virus, non della risposta dell'ospite. Questo è importante perché ci è capitato, giusto per spiegare alla popolazione, di quanto sia stato difficile tracciare le catene di trasmissione nell'ambito ospedaliero e nell'ambito assistenziale in senso lato. Ci è capitato che persone che hanno avuto 4 tamponi consecutivi negativi, quindi che per lunghi periodi non hanno avuto una contagiosità misurabile, rilevabile, non avendo però risolto il problema polmonare, quindi avendo continuato ad avere una replica del virus in segmenti probabilmente minori del polmone prima di una fase di riacutizzazione, hanno poi ripresentato una positività del tampone in associazione a una fase di ripresa della replica della polmonare e della stessa malattia polmonare. Quindi purtroppo l'unica cosa che ci dà una misura dell'effettiva contagiosità dell'esposto, sia asintomatico che sintomatico con malattia polmonare in fase di osservazione, è il test molecolare, il tampone. Quindi penso, e in parte mi ha già risposto, cosa pensa di queste iniziative un po' sparpagliate, di questi scatti in avanti anche di sindaci, quindi iniziative private che fanno questi test sierologici e poi, in caso di positività, chi gli fa i tamponi? Ecco, soprattutto si innesca un bisogno perché, ripeto quello che ho detto prima, cioè nel mantenimento delle regole del distanziamento, della mascherina e del lavaggio delle mani e della distanza interpersonale, si supera il problema in una fase di 4-6 settimane dopo la ripresa, dopo la fine dell'isolamento. Chi fa dei test sierologici estesi ed identifica delle persone a rischio di essere portatori, chiaramente poi deve avere anche in qualche modo pensato alla logistica, perché la popolazione che si trova posta una domanda del genere abbia le risposte adeguate. Quindi è giusto che, se una strategia si persegua senza nessuna critica, però poi si abbiano gli strumenti per portarla a termine. Parliamo un po' di cure in attesa di Sua Maestà, il Messia, che resta sempre il vaccino. A che punto siamo? Voi stavate sperimentando, se non sbaglio, il tocilizumab, l'ho pronunciato bene, sì? Molto bene, molto bene. Allora, noi siamo stati tra quelli che in questo grande movimento di tentativi che c'è stato per arginare la progressione della fase acuta della malattia verso le fasi avanzate del trattamento e rianimazione, si è trovata a usare le armi
che nei centri a grosso volume di cura erano disponibili. E devo dire che è stato molto utile l'uso del tocilizumab in una specifica modalità di somministrazione, cioè noi piuttosto che in dovena l'abbiamo somministrato sotto cute in una formulazione disponibile sul mercato per l'artrite reumatoide con un protocollo abbastanza ben definito, e da quando abbiamo introdotto questa cosa, fortunatamente direi anche proprio con buona sorte, abbiamo forse imbroccato una strada giusta e l'abbiamo utilizzato su una frazione importante dei nostri assistiti ad alto rischio, ben 76, stiamo chiudendo la casistica in questi giorni, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che coralmente hanno contribuito a rendere possibile sia l'esecuzione di questa cura sul campo attraverso un sistema di cure molto congiunto, molto collegiale, molto, molto bello, devo dire, sia i giovani che anche dell'Università di Chieti, oltre che della ASL di Pescara, ci stanno dando una grossa mano a raccogliere i dati, a tracciare i pazienti attraverso il nosocomio di Pescara e quello di Chieti. E siamo riusciti a poter dimostrare che solo 9 dei 76 pazienti che hanno praticato il tocilizumab in una fase di alto rischio di progressione sono andati in progressione, contro l'oltre il 70% di coloro che nei giorni precedenti questa opzione erano purtroppo andati in progressione, a prescindere poi dall'esito finale. Quindi il tocilizumab ci ha dato una grossa soddisfazione e soprattutto ha avuto un grosso impatto che probabilmente si è come dire, tradotto anche in questa minor ricorso al ricovero in rianimazione nella seconda fase dell'epidemia abruzzese. Quindi questo sicuramente sta funzionando molto bene. Poi anche il vecchio cortisone, reintrodotto al dosaggio giusto, nel momento giusto, cioè quando l'infiammazione polmonare è diventata l'aspetto più cogente da trattare, cioè una volta che la malattia era andata avanti, specialmente in persone che hanno avuto un'infiammazione polmonare tardiva, l'utilizzo del cortisone, certo, che ha bloccato lo stato infiammatorio, o comunque ha dato una mano a ridurre lo stato infiammatorio, è risultato sicuramente utile. Anche qui cercheremo di trarre qualche luce in più da un'analisi sistematica dei risultati. E poi sicuramente, non siamo certo i primi a parlarne, l'utilizzo degli anticoagulanti, in particolare delle parine a basso peso, sì, molecolare, ha mostrato di poter essere di grosso aiuto rispetto a quella che è stata la connotazione più pericolosa di questo virus. Perché in coloro che non hanno avuto un decorso asintomatico, in coloro che hanno avuto un decorso anche modestamente sintomatico, con febbre, dolori articolari, cioè che hanno avuto una risposta infiammatoria importante, pur senza un impegno polmonare importante, abbiamo osservato un altissimo numero, un altissimo percentuale di persone che prima o dopo nel corso dell'infezione hanno mostrato un aumento dei fenomeni di coagulazione intravascolare, pericolosissimi perché determinando dei microtrombi, sì, abbiamo parlato, all'interno dei vasi, soprattutto dei piccoli vasi, ci torneremo dopo nel dettaglio, determinano, certo, hanno determinato una sofferenza di organi e di apparati. L'utilizzo di questi anticoagulanti in senso lato ha ridotto l'entità e devo dire più abbiamo imparato a usarli per un tempo protratto, anche dopo la fase di ospedalizzazione, più abbiamo avuto una riduzione, diciamo, di queste complicanze che a volte sono state tardive anche dopo l'ospedalizzazione. Plasma e gli anticorpi sviluppati dai pazienti guariti, lontani da tutte le strumentalizzazioni, sì, anche politiche che sono venute fuori in questo periodo, il suo giudizio a Pescara, tra l'altro. Siamo pronti, lunedì se Dio vuole partiamo, abbiamo in corso la validazione di 4 donatori, quindi se tutto va bene all'inizio della settimana prossima dovremmo essere in condizione di poter somministrare le prime trasfusioni autoctone generate qui. E abbiamo aderito al protocollo nazionale, ci sono due, diciamo, riferimenti, uno che ha fatto caso, riferimento alla zona toscana, uno
ma semplicemente per motivi di praticità e di affinità Bene. Al gruppo che ha fatto capo a Pavia. E c'è stata, lo ringrazio ancora una volta, la dottoressa Accorsi, del responsabile del centro trasfusionale di Pescara, che si è sobbarcata all'onere di essere capofila della validazione regionale del protocollo, ha fatto tutta la pratica per il comitato etico e abbiamo potuto fare tutto il percorso di validazione, chiaramente non semplicissimo, perché pur avendo un gran numero di potenziali donatori, quelli che effettivamente devono essere scelti e che sono stati scelti sono persone con un alto titolo di anticorpi, soprattutto con un tipo di anticorpi, quelli neutralizzanti, che hanno un'alta potenzialità di poter avere nel ricevente un effetto mitigante sull'attività del virus. Le ultime due, e questa è un'informazione di servizio anche per Paolo Durante, che così può cominciare a chiamare i nostri telespettatori. Non possiamo non parlare del caso Pescara, no? Cioè un focolaio Pescara. Anche oggi abbiamo sentito il maggior numero dei contagi e purtroppo anche dei decessi c'è stato, diciamo, nella sua ASL di riferimento. Come se lo spiega, professore, questo fatto qui? Beh, cominciamo a capirci qualcosa di più. Pescara sicuramente è una zona che ha una caratteristica importante, perché rispetto a tutto il resto dell'Abruzzo ha quel fenomeno di affollamento e di strette relazioni sociali, di grossa densità di abitazione che favorisce il fenomeno della diffusione da parte dei portatori asintomatici. Chiaramente se uno vive, cioè non mi stupisce affatto il fatto che a Celano in tutta la vicenda non ci siano stati casi. Il distanziamento naturale che in una zona rurale piuttosto che urbana meno densamente abitata protegge la popolazione dall'azione di diffusione dei portatori asintomatici è sicuramente importante. Quindi Pescara innanzitutto aveva le caratteristiche, diciamo, urbanistiche e demografiche che potevano favorire una diffusione rapida e importante della malattia. Poi ha una popolazione anziana molto importante, molto concentrata negli ambiti di cura e negli ambiti di residenza. Poi ha dei rapporti molto intensi dal punto di vista commerciale e industriale con le aree che erano state affette prima di noi, per cui l'interscambio con la Lombardia in moltissime realtà commerciali ed industriali dell'area Vestina, cioè quella zona che va da Pescara fino ai Castelli Delfino, è stato molto intenso, l'abbiamo avuto modo di renderci conto che quasi ovunque, zona rossa dove c'è stata semina, dove c'è stata semina c'è stata relazione, e quindi mettendo insieme tutte queste cose c'è stato questo problema. C'è un ultimo aspetto che io ho il piacere di trattare con lei questa sera, perché è molto importante tenerne conto nel prossimo periodo. Pescara ha avuto anche il sistema sanitario più sovraffollato d'Abruzzo. Cioè noi abbiamo avuto negli anni recenti una densità di posti aggiuntivi negli ospedali, di barelle e di sovraffollamento che ha caratterizzato purtroppo la nostra sanità, non per demerito degli attori, ma per una limitazione oggettiva delle risorse a fronte di una domanda molto alta della popolazione residente. Adesso risolvete col nuovo ospedale. Che io spero, non lo dico perché è fondamentale che per la fase 2 queste parole, barella, appoggio e sovrannumero, siano abolite dalla logica del sistema assistenziale. So che lei si è molto battuto per questo. Lo stiamo facendo, perché altrimenti sarebbe inutile parlare delle mascherine nei prossimi 2 mesi se ricreassimo delle condizioni di facile vulnerabilità nella nostra popolazione subito dopo. Ma questo caso Pescara, questo aumento dei contagi, secondo lei, le chiedo una risposta sintetica perché sennò mi linciano i telespettatori, anche perché poi voglio fare un'altra domanda di strettissima attualità. Caso Pescara, aumento dei contagi, potrebbe avere anche una crescita esponenziale, potrebbe diventare un
focolaio esplosivo adesso se non venissero rispettate norme come mascherina, distanziamento sociale. Pescara è sicuramente la zona d'Abruzzo insieme a Montesilvano e Penne che ha il più alto tasso di portatori asintomatici residuali. Quindi la responsabilità che dobbiamo avere ciascuno di noi nel limitare queste potenzialità di ripresa ci sta tutta. Certo, c'è tutta la potenzialità di bloccare questa cosa a questo punto. Cioè, gli strumenti che sono messi in campo e che sono stati messi in campo sono più che sufficienti. L'unico ingrediente che non possiamo gestire del tutto è la responsabilità individuale dei nostri concittadini. Assolutamente d'accordo con lei. L'ultima, stamattina alle 6.53, il buongiorno me l'ha dato questo lancio della ADN Kronos, uno studio sulla sindrome di Kawasaki nei bimbi a Bergamo, aumentati 30 volte, uno studio sintetico, sintetizzo molto, pediatri dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, che è stato al centro di questa epidemia nel Bergamasco, hanno rilevato che nei 5 anni precedenti in quella zona era stata diagnosticata la Kawasaki a soli 19 bambini in 5 anni. In questi 2 mesi ci sono stati 10 casi, non solo 100 casi in Inghilterra, mi segnala una telespettatrice, crescita dei casi negli Stati Uniti, segnalazione da parte di una specialista dell'Università di Padova, casi segnalati al Gaslini a Genova, bambino Gesù a Roma, casi anche nel Pescarese. È una nuova epidemia nell'epidemia. Professore, che cosa ci dobbiamo aspettare? Assolutamente sì, nel senso che è una delle numerosissime manifestazioni. Questa è una malattia infiammatoria, no? È una malattia infiammatoria che deriva però da una infiammazione dei vasa vasorum, cioè deriva da un'infiammazione di quei piccoli vasi che portano sangue ai vasi più grandi, determinando una sofferenza dei vasi più grandi. Questo lo stiamo vedendo sicuramente nella Kawasaki, lo stiamo vedendo proprio l'altro giorno in una bellissima momento di conversazione con i giovani colleghi che hanno dato una grossa mano nella geriatria di Pescara. Ho appreso con mia grande soddisfazione che avevano messo insieme una casistica di ben 7 casi di anziani che hanno avuto un peggioramento del cognitivo legato a fenomeno infiammatorio, che hanno studiato anche molto bene, per cui penso che faremo un report su questo argomento, e in acuto durante una fase di infezione senza manifestazioni polmonari. Abbiamo avuto casi di polineuropatia periferica legati alla sofferenza dei vasa nervorum, cioè di quei piccoli vasellini che portano sangue ai nostri nervi periferici e che sono stati affetti evidentemente anche da fenomeni microtrombotici a loro volta. Quindi tutte le manifestazioni extrapolmonari di questa malattia su numeri come quelli che la fase 1 ha avuto in Italia e nel mondo emergeranno chiaramente come grande monito a bloccare assolutamente e con tutti gli strumenti che abbiamo la circolazione di questo virus. Sono stato un po' contestato nell'ultimo periodo per l'enfasi che ho messo sull'utilizzo della mascherina da parte di alcune persone che dal punto di vista della loro formazione ritengono che il danno che può conseguire all'uso della mascherina possa essere importante. Queste manifestazioni diffuse del danno vascolare periferico sono la giustificazione al sacrificio che invece stiamo chiedendo. E le dico anche una cosa di più. Kawasaki, polineuropatia, forme neurodemenziali acute sono poca cosa rispetto all'enorme aumento della mortalità acuta da cause cardiovascolari e da morte improvvisa che è stata osservata nel Pescarese, già dal mese di gennaio, nel Bergamasco e in molti altri centri. Anche su questo dovremo poi, appena avremo più tempo, scrivere e riportare. Perché persone che hanno avuto fenomeni vascolari anche lontani o non correlati affatto alle manifestazioni polmonari di questa malattia hanno potuto soffrire una morte improvvisa per il fatto di aver avuto un accidente vascolare in acuto. Quindi sono tutti epifenomeni della stessa epidemia. In questo senso
l'epidemia nell'epidemia? No, perché è la stessa epidemia che non è solo problema di polmone, ma è problema di vasi. Grazie professore, 22:32, vado da Paolo Durante, al quale chiedo scusa, avrò fatto aspettare un'oretta, anche perché c'è una notizia importante che ci arriva dalla regione, vero Paolo? Sì, intanto ti dico grazie per la linea Paolo, che ci sono tanti, tantissimi telespettatori che vogliono interagire con il professor Giustino Parruti, si sono prenotati, già abbiamo due in linea, però prima, come dicevi tu, una notizia molto importante che trovate anche sul nostro sito internet, perché in serata il presidente della regione Marco Marsiglio ha firmato insieme agli altri componenti della giunta una maxi ordinanza che contiene dei criteri meno restrittivi per le attività produttive che lunedì prossimo 18 maggio riapriranno. Questa ordinanza si compone di 10 allegati. Rapidamente, gli allegati riguardano i settori della ristorazione, somministrazione alimenti, stabilimenti balneari, strutture alberghiere, strutture ricettive all'aperto, rifugi, agriturismo, autoscuole, attività commerciali su aree pubbliche e attività commerciali in sede fissa. Detto questo, io direi di cominciare subito con la prima telefonata che chiedo proprio a Francesco Specchiulli di metterla in linea per la domanda. Grazie Paolo, buonasera, grazie, buon lavoro a Paolo. Pronto Rete 8, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Spultore. Sì. Sono Anna Verna. Sì. E volevo subito rivolgermi al mio amato professore. Sì. Faccia la domanda, signora, perché sono sommerso, sì, di telefonate. Voglio solo innanzitutto darle un messaggio di stima, di affetto, di riconoscenza. E lei lo sa perché, professore. Manuela era una sua infermiera e quindi sarebbe stata adesso in prima linea vicino a lei. E questo è il motivo di orgoglio. Lei è una persona che dà tanta sicurezza e a noi genitori di Manuela ce l'ha data anche in questo periodo così difficile, perché avendo lei nell'ospedale ci siamo sentiti tutelati. Noi abbiamo rispettato tutte le norme che lei ha suggerito e adesso volevo solo chiederle, in questo periodo che io sono riuscita minimamente ad uscire, forse solo per andare al cimitero da Manuela, posso evitare nei luoghi non frequentati l'uso della mascherina, professore? Grazie, professore. Assolutamente sì, signora. Cioè io su questa cosa vorrei che fosse chiaro che il buon senso non ha mai limiti, nel senso che quando lei è da sola e si trova in una situazione in cui nessuno è adiacente a lei, non può né far danno né riceverne, per cui si può tranquillamente togliere la mascherina. Il problema fondamentale è che la nostra vita di relazione deve fare i conti con la necessità dell'uso della mascherina. Quindi non rinunciare, come dice giustamente il dottor Marsiglio, a nessuna delle occasioni di ripresa, anche precoce. L'importante è che lo facciamo avendo la consapevolezza che se perdiamo l'occasione di confinare il contagio in queste prime settimane dopo la riapertura, potremmo dover fare marcia indietro, il che sarebbe veramente terribile e costoso. Ma all'aria aperta, quando lei è da sola, e mi saluti tanto anche suo marito, potete stare assolutamente tranquilli. Grazie professore, altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, dove chiama? Buonasera, sono Nicola, chiamo da Pescara. Buonasera. Buonasera professor Parruti. Buonasera. Volevo fare una considerazione, malgrado i suoi appelli non recenti ma anche di qualche mese fa, temo che la nostra comunità non abbia bene percepito il pericolo che esiste ancora nell'ambito di questo benedetto, maledetto virus. E c'è gente che non continua a non capire, comportandosi in modo dissennato e poco responsabile, ad andare in mezzo ad altre persone togliendo solo la mascherina o addirittura non facendoli indossare i figli, non parlo di figli di 4-5 anni, ma bensì quelli di 7-8-9-10 anni, e quando si incontrano si mettono a fare, confabulano togliendosi la mascherina. Io penso che questo fatto che sia la fase 2 diciamo ci permette di essere più liberi non significa che dobbiamo disconoscere quello che sono le raccomandazioni che lei molto bene impartisce, ma che qualcuno dei miei connazionali o concittadini fa finta di non osservare e mettendo a repentaglio la salute di chi gli sta vicino.
E volevo nel frattempo fare questa domanda. Un mio parente si è recato all'ospedale e quando è andato in reparto per fare un esame, gli è stato detto di questi guanti. Ora io le chiedo, ma la mascherina sono d'accordo, la distanza sono d'accordo, lei ritiene che questi guanti non siano poi eccessivamente così importanti rispetto alle altre due opportunità che ci vengono concesse? Grazie. E poi volevo chiedere se non pensa che la scellerata scelta di Milano di chiudere la Milano Fiera, che era stato fatto sperando soldi della comunità, della collettività, e per quell'ospedale che doveva essere all'avanguardia e che doveva combattere questo virus, è stato inspiegabilmente chiuso, e mi meraviglio che la Lombardia, che ha delle eccellenze, possa fare in modo che si spetti il denaro pubblico e togliere alla collettività la possibilità di utilizzare quella struttura che sembrava la panacea. Perfetto, perfetto, grazie. Grazie. Grazie allo spazio, buonasera. Grazie a lei, professore. Grazie. Allora, sì, è vero, guanti. C'è un utilizzo della mascherina che a volte colgo l'occasione solo per dire questa cosa, cioè portare la mascherina per finta non è utile, tanto dà fastidio uguale, cioè che uno porta una mascherina sotto il naso, per esempio, è una cosa piuttosto incomprensibile, cioè voglio dire, se uno se la deve mettere e se la sta mettendo, la cosa più utile è che la porti sempre, anche perché altrimenti se respira prevalentemente sulla mascherina col naso e poi la tocca, fa più danno ancora. Ora, questo è il punto fondamentale, cioè se noi proteggiamo noi stessi e gli altri dalle nostre secrezioni respiratorie e dalla nostra saliva, facciamo il 90%, forse il 95% di quello che dobbiamo fare. Cioè se uno porta male la mascherina e poi la tocca all'esterno con i guanti, dopo che ci ha respirato sopra, i guanti diventano un fantastico veicolo nei confronti delle particelle che lui ha emesso, nei confronti delle cose che tocca. Quindi la ringrazio di questa osservazione, perché il comandamento principale, quello da cui tutti gli altri discendono poi, è il buon utilizzo della mascherina. I guanti possono essere assolutamente utili in alcune circostanze in cui le mani possono essere veicolo specifico. Per esempio, facciamo un esempio in cui i guanti sono sicuramente razionali. Se io entro in un supermercato e devo toccare gli scaffali, se utilizzo un paio di guanti dopo essere entrato e non li tolgo per tutto il tempo che sono dentro e faccio le operazioni di acquisto con i guanti per poi rimuoverli, lì sicuramente i guanti rappresentano un valore aggiunto. Se io uso i guanti senza un uso corretto invece della mascherina nell'ambito delle operazioni di distanziamento sociale controllato, non ottengo un beneficio sostanziale. L'osservazione che lei fa sulle problematiche lombarde, che vanno viste con molta misericordia, perché la Lombardia ha avuto un numero e una densità di casi tale che probabilmente anche alcune scelte emergenziali possono essere comprese, ripeto, con più benevolenza di quanto non possa essere successo altrove, io le dico che invece la scelta che è stata fatta in Abruzzo è sicuramente più saggia, cioè creare ospedali per il potenziamento delle strutture recettive vicine o addirittura nell'ambito di una zona ospedaliera preesistente, è significato un investimento sicuramente più saggio. Sono totalmente d'accordo con lei e soprattutto sono molto grato alle autorità abruzzesi che hanno fatto così. La faccio prendere un po' di fiato, le leggo tre mail, questa la devo tassativamente leggere, Franca da Pescara me l'ha inviata l'11 di aprile, sapendo che lei sarebbe tornato ospite nei nostri studi, me l'ha rimandata per sicurezza l'11 di maggio. Caro direttore, eccetera, eccetera, sono stata ricoverata all'ospedale di Pescara in cardiologia dal 20 al 24 febbraio per una embolia polmonare di natura idiopatica. In precedenza, dal 7 febbraio, ho avuto prima la febbre alta
e poi invece solo pochi decimi il pomeriggio. Ho preso due antibiotici senza aggiovamento, siccome non riuscivo più a respirare sono tornato in ospedale ancora con la febbre e vabbè. Oggi ho ancora l'affanno nella respirazione. Lei pensa che potrebbe essere stato il Covid-19, ritiene che debba fare il tampone e sono iniziati i test sierologici, me li consiglia? Oh, questa è una bellissima domanda. Innanzitutto la ringrazio, spero che abbia a guarire il più rapidamente possibile. Qui c'è tutto il senso che io vedo oggi e che tutti gli specialisti, secondo me, più avveduti consigliano nell'utilizzo del test sierologico. Ovviamente, se quell'episodio embolico del mese di febbraio, quindi così precoce rispetto all'epidemia, fosse dipeso da una possibile circolazione già all'epoca presente nella nostra regione, documentatamente presente nella nostra regione, e dalla presenza dell'infezione da coronavirus, considerando che lei sicuramente non è stata portatrice asintomatica perché ha avuto un sintomo così importante, un segno così importante come un'embolia polmonare, se fosse stato coronavirus dovrebbe con ogni probabilità avere gli anticorpi. Quindi qui se fa un test sierologico potrebbe avere innanzitutto una diagnosi di quello che è successo, poi dopo il test sierologico è passato tanto tempo, non credo che il protrarsi dell'affanno all'affanno può essere ancora conseguenza delle sequele dell'embolia polmonare. Quindi se fa il test sierologico e viene negativo, si può anche fermare. Se fa il test sierologico e venisse positivo, allora, come ho detto prima, il percorso diagnostico andrebbe complementato anche per un tampone nella improbabile, assai improbabile evenienza che lei possa essere ancora portatrice di una replica attiva. Però il test sierologico qui sì, è giustissimo per la sua condizione. E magari poi se è positiva può andare a donare il plasma. Che e come no, questa le darebbe una percezione di soddisfazione. Altra mail è arrivata molto in anticipo, 19 di aprile, scrivo dalla provincia di Chieti per chiedere, assumo i farmaci Baraclude 05, Pradaxa 110, in caso di contagio da coronavirus, quali effetti? Positivi, negativi, da sospendere? Niente. Indifferenza. Quindi non ci sono problemi particolari, anzi, il Pradaxa, che da Bigatran è un anticoagulante, con ogni probabilità, nel caso, corna facendo, dovesse avere un tardivo incontro con questo virus, la proteggerebbe in larga misura dai fenomeni tromboembolici e microembolici di questo virus, perché gli anticoagulanti includono anche quelli di nuova generazione come il Pradaxa. Quindi può stare più tranquillo. Mail che mi è stata inviata il 20 aprile, un amico telespettatore da Francavilla. Nei giorni scorsi sono stato ricoverato all'ospedale di Pescara per un intervento chirurgico d'urgenza. Sono stato sottoposto al tampone per Covid-19 al momento del ricovero. Invece, quando sono stato dimesso alcuni giorni dopo, niente tampone d'uscita. Volevo chiederlo, era necessario? Era opportuno farlo, il tampone, in maniera tale da non esporre a rischi il sottoscritto, i familiari, il personale medico, paramedico, eccetera, eccetera. È necessario che stia in quarantena a casa per 2 settimane? Ho isolato la famiglia? Posso tornare libero cittadino? Questa è una domanda molto avveduta ed è saggia nella fase 2. Allora, il tampone in ingresso, quando deve esserci un intervento chirurgico, è una delle prassi, è uno dei must della fase 2. Cioè noi dobbiamo essere sicuri di non esporre la persona ai rischi di un intervento in corso di un'infezione asintomatica o paucisintomatica non diagnosticata, dobbiamo essere sicuri di non esporre la struttura alla presenza di una persona non diagnosticata, quindi il tampone in entrata è un must. Ora, se non vi sia se non vi è evidenza di una circolazione del virus in quel reparto, se non vi sono stati altri casi, se non vi sono state rotture dei protocolli di difesa durante, che sono molto accurati adesso, insomma devo dire, l'epoca che lei descrive è un'epoca già consapevole in cui tutto... Ma io di settimane fa. Il personale portava in tutto l'ambito sanitario dell'ospedale oramai dispositivi di protezione individuale che, lo ricordo sempre,
proteggono sia l'operatore sanitario dall'esterno, ma proteggono chiunque l'operatore sanitario incontri. Se tutte queste cose non ci sono state, noi abbiamo sempre vigilato con molta attenzione, con molta ripetizione e applicazione su questo tipo di circostanze, il tampone in uscita non è necessario. Rimane che lei è una persona che ha avuto a che fare col sistema sanitario, quindi come per tutti gli altri, come per me che ci sto tutti i giorni, l'uso nel distanziamento sociale della fase 2 della mascherina e dei guanti è sicuramente ancora più importante che per le persone che non abbiano avuto a che fare col sistema sanitario. Grazie professore, una telefonata poi vado in pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, da Pescara. Sì, prego. Salve, da Pescara. Sì. Volevo chiedere al professore, siccome ho un problema di asma, mettendo il mascherino non riesco a respirare, volevo chiedere come mi devo comportare. Bella domanda. Prof. Guardi, lei la tengo nel cuore, perché non può sapere la fatica che io faccio a portare la mascherina. Dopo un paio d'ore che la porto mi fa veramente fatica, eppure devo continuare a portarla per tutta la giornata. Allora, io le do un consiglio di estremo buonsenso. Cerchi di fare un po' come la signora Verna ci ha detto. Tutte le volte che può, perché sta in condizione di sufficiente distanziamento dagli altri, se la toglie e si riposa. Gradua le uscite da casa in modo tale da non doverla portare a lungo. Ma se a un certo punto lei deve frequentare un locale affollato o deve andare a fare una fila, per quanto adesso gli uffici postali siano estremamente distanziati e più protetti, ma insomma se deve comunque sfidare il contesto sociale, in quel momento il beneficio che lei trae dalla fatica di portare la mascherina, qualunque essa sia, sicuramente più grande della mia, è sicuramente più importante, maggiore rispetto al rischio di non portarla. Quindi è un po', la capisco, perché è una menomazione. D'altro canto, la condizione asmatica potrebbe predisporle anche ad esiti ancora più importanti da questo contagio tardivo. Quindi faccia il sacrificio tenendo presente che è il modo di riconquistare la libertà di circolare. Grazie professore, 22:50 pubblicità. Rieccoci di nuovo in diretta da studio, continuiamo questo speciale Pronto Medicina Facile dedicato all'emergenza coronavirus con il nostro ospite, il professor Giustino Parruti. Diamo spazio volentieri alle telefonate. Pronto Rete 8? Buonasera. Sì, buonasera, buonasera signora. Dove chiamo? Buonasera a tutti, sono Tiziana da Chieti. Sì. Grazie a voi che mi avete reso possibile fare una domanda al professore. Allora, io ho un fratello con una tetraparesi spastica che è in casa da 2 mesi per questa pandemia. Lui prima si recava a Chieti, alla villa comunale, a fare una passeggiata accompagnato dal suo assistente. Chiaramente ora non lo sta facendo più per questo motivo. La mia domanda ora è questa: può recarsi lo stesso a Chieti viaggiando in autobus, perché lui abita in campagna, accompagnato da questo assistente, cercando, evitando questi possibili contagi? Grazie. Professore. Ma io direi proprio di sì. E ogni giorno che passa, diciamo, i rischi legati a questa operazione si riducono di ora in ora, direi. Quindi l'importante è che nella misura in cui gli sia possibile porti la mascherina. Se non può portarla, può andare lo stesso. L'importante è che l'assistente lo tenga il più possibile a distanza da chi eventualmente circola intorno a loro, eviti incontri, eviti che si fermino a parlare persone a meno di 2 metri di distanza. Quindi anche se lui per la sua problematica non riuscisse a portare la mascherina, è sicuramente fattibile la cosa, perché lei mi dà l'occasione per insistere su un concetto: l'uso della mascherina è un uso responsabile, e come questa sì che dà l'equivalente di un'immunità di gregge. Cioè, se ci sono 10 persone in un posto e tutte 10 portano la mascherina,
ma una no, perché non la può portare, quella piccola adunanza è sicura lo stesso, perché le 10 persone sono costituite da uno che non può infettare gli altri anche se cacciasse qualcosa e dagli altri che non possono infettare quell'uno perché comunque non sono infettanti in quanto protetti dalla mascherina. Quindi c'è una tolleranza, diciamo, nell'uso della mascherina che deve essere tolleranza responsabile. Se il ragazzo non se la può mettere, vorrà dire che si rafforza la responsabilità di chi gli sta intorno. Grazie professore, altra telefonata, pronto alle 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama signora? Da Pescara. Prego. No, Anna. Allora, Anna, vada. In casa siamo due, io e mio marito, pazienti oncologici. Mio marito dal dottor Grilli, dal professor Grilli a Pescara, il morbo di Hodgkin. Ha avuto due interventi di angioplastica in 6 mesi, diabete, ropalari, ok. Io ho tumore al seno e sto ancora in cura. Nel 2015 ho avuto una brutta broncopolmonite con scompenso cardiaco, curata all'ospedale civile, poi al... come si chiama ancora? Le malattie respiratorie con l'ex professore. Vabbè, non fa niente, signora. Non fa volevo niente. Sapere, adesso stiamo in fase, vabbè, dal 9 marzo che non usciamo. Noi siamo tranquilli, mascherina se nel caso andiamo giù. Volevo sapere, possibile che non possiamo fare il tampone per star tranquilli? Grazie. Abbiamo il terrore di uscire. Grazie, professore, glielo facciamo fare il tampone. No, io la ringrazio, perché questa è una domanda molto utile. Vede, signora, la domanda è utile perché la risposta è un no sereno, cioè lei ha fatto tutto quello che doveva fare insieme a suo marito, vi siete difesi e io non ho nessuna difficoltà a credere che l'abbiate fatto nel modo migliore. Quindi voi non potete essere portatori asintomatici di questa condizione, anche per una ragione molto semplice: avendo parecchi fattori di rischio di trasformare l'infezione in un'infezione importante, se siete stati bene tutto questo periodo, vuol dire che voi il coronavirus non l'avete conosciuto ed è assolutamente credibile. Quindi il tampone, diciamo, quando è irrazionale, diciamo, come misura previdenziale, non va fatto. In questo caso voi potete stare tranquillissimi senza fare il tampone. Viceversa, in questa fase, se fate uso delle mascherine e magari, perché no, di guanti ben portati quando uscite, non c'è nessuna ragione che col diminuire del rischio di una trasmissione ambientale si possa, voi dobbiate rinunciare a una sana passeggiata, anzi sicuramente vi farà bene. La faccio riposare e leggo questa mail che mi è stata inviata il 29 di aprile. Laura da Pescara ci ringrazia in anticipo, ho 3 brevi domande che poi raddoppiano, quindi diventano 6. Mi risponda sinteticamente, professore. Quanto sono pericolosi per il contagio da Covid tutti i luoghi in cui è in funzione l'aria condizionata, supermercati, treni, eccetera, eccetera, ed è più pericoloso andare al mare o andare in un supermercato? Questa è la prima domanda doppia. Dunque, allora, domanda molto, molto acuta. In generale c'è una grossa attenzione in questo momento alla ventilazione degli ambienti. La domanda, il fattore che accomuna i due ambiti di cui lei parla è l'adeguata ventilazione. In generale il condizionamento non è stato associato ad un rischio di trasmissione, anche perché è davvero difficile che in un ambiente come il supermercato, che ha volumi molto ampi, si possa avere un intasamento dei filtri tale da essere cagione di una ridistribuzione ambientale. Non ci sta nessuna evidenza che questo sia successo in giro per il mondo e di epidemia ne abbiamo visti scorci da tutte le parti e con grandi dimensioni. Quindi la reazione dei supermercati non è cosa che debba determinare una particolare apprensione. Il mare è un posto ventilatissimo, quindi la ventilazione naturale, specialmente della zona vicino al bagnasciuga, è una garanzia, diciamo, contro la diffusione del virus. Chiaramente
il mare non può essere la ragione, poiché è un ambiente sicuro, per fare errori madornali. Cioè, se sul bagnasciuga, in piena serenità, senza mascherina, ci si incontra in cinque e se si sta vicini per una rimpatriata, la ventilazione non è sufficiente a prevenire il fatto che ci possa essere un contagio in assenza di un uso delle protezioni adeguate. Quindi sono due ambiti sicuri, entrambi vanno frequentati come da norma, con la mascherina. Altra domanda sempre doppia di Laura da Pescara: se non è ancora chiara la permanenza di immunità nelle persone contagiate, perché si parla del vaccino come strumento fondamentale per arginare l'epidemia, e se gli anticorpi non forniscono protezione, come potrà farlo il vaccino? Questa è una bellissima domanda e ringrazio molto chi l'ha formulata, perché ci permette di dire una cosa importantissima. La scienza e la tecnologia delle vaccinazioni è una delle più belle e grandiose evoluzioni della medicina moderna, così come è stata una importantissima conquista della medicina passata fin dalla grande scoperta di Jenner, che scoprì come difendere dal vaiolo col vaiolo vaccino. Ora, questa malattia probabilmente sarà la prima malattia in cui l'immunità, non voglio fare previsioni troppo ambiziose, però mi permetto di dire che con ogni probabilità l'immunità vaccinale sarà più durevole, più forte e più potente di quella naturale. Per una ragione semplicissima, che proprio i meccanismi che ho appena finito di richiamare nella stragrande maggioranza degli esposti non fanno maturare una risposta immune molto forte, perché l'organismo riesce con i meccanismi labili dell'immunità, quelli dell'immunità naturale o innata, come viene chiamata, a contenere nel rinofaringe o comunque in modo ridotto nella circolazione corporea l'infezione. Quindi questa, per sua natura, essendo un'infezione confinabile nell'immediato, senza risposta immune adattativa, lascia poca memoria immune, perché l'immunità innata è un'immunità che classicamente lascia poche settimane o mesi di memoria. Ora, invece, i vaccini che sono allo studio hanno un impianto di ricerca eccezionale e stanno utilizzando come vettori, la maggior parte dei progetti, sta partendo proprio da questo presupposto e utilizzando come vettori dell'immunità virus o carcasse di virus che danno un'introduzione molto potente nel sistema immunitario e una memoria immunitaria molto potente a loro volta. Quindi, a sua volta. Quindi, con ogni probabilità, per esempio, utilizzando un vettore di adenovirus per il pezzo di proteina di coronavirus che poi deve essere presentato e indurre anticorpi e cellule, noi avremo una produzione di anticorpi e di cellule anticoronavirus molto più durevole di quella che avviene nell'immunità naturale. E quindi spero che sia, anzi mi auguro con tutto il cuore, che con buona pace di tutti il vaccino anticoronavirus possa riconciliare a tutte le vaccinazioni, alla sicurezza e all'efficacia di tutte le vaccinazioni, quelli che hanno avuto, per mille ragioni, molte volte anche discretamente fondate, qualche perplessità e qualche remora nei confronti dell'uso delle vaccinazioni. Sarà una grande scoperta, sono sicuro. Quando arriva il vaccino, prof? Ma tra non molto, tra perché non molto. Sono anche talmente lei, tanti le cordate. Lei che fa parte del tra non molto. È un virus facile, è un virus facile da contenere, non è il virus dell'AIDS o dell'epatite C. Basta, si fermi. Le altre due l'altra domanda doppia della signora la salto perché era sui test sierologici e ne abbiamo parlato abbastanza. Diamo spazio a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Buonasera. Buonasera a lei, da dove Sono chiama? Sono Daniela e chiamo da Spoltore. Buonasera Daniela. Buonasera, volevo fare una domanda al professor Parrucci. Vada.
dunque, ho una domanda da farle. Praticamente io mi aggiorno un po' tutti i giorni su tutti i numeri dell'epidemia e vedo uno svuotamento sempre maggiore delle terapie intensive, però il tasso di mortalità, cioè i deceduti, sono sempre tanti. E la domanda che mi faccio, se non si arriva più in terapia intensiva, queste persone come muoiono? Muoiono a casa? Muoiono? È una domanda che mi faccio e la ringrazio. Grazie a Daniela. Una domanda, buonasera signora, è una domanda molto importante ed è giusta, in parte ho già risposto ma metto in chiaro quello che ho detto prima. Questa malattia induce nelle persone che sviluppano sintomi dei sintomi polmonari che portano a una progressione della difficoltà respiratoria fino alla morte, e questo dà conto di una certa porzione della mortalità, ma c'è oramai riconosciuta una mortalità extrapolmonare che è quella che può occorrere al domicilio, che può occorrere dopo la dimissione o che purtroppo può occorrere durante l'ospedalizzazione, nonostante tutti i provvedimenti presi, in una frazione molto più piccola, specie delle persone anziane, per cui quando ci capita ancora purtroppo che persone che dal punto di vista respiratorio stanno migliorando, che hanno subito tutte le profilassi possibili improvvisamente, o fanno una sepsi sovrapposta, quindi un'infezione legata a un fenomeno che questo virus dà, che è un abbassamento protratto importante dei linfociti. Quindi il virus dà, tra le altre cose, ne abbiamo parlato molto poco nelle nostre precedenti conversazioni, una linfocitopenia, una diminuzione fortissima di una componente molto importante dell'immunità adattativa, che è appunto quella della quota linfocitaria, e quindi si possono avere delle infezioni sovrapposte, oppure si può avere una mortalità cardiovascolare. Quindi queste due componenti, da infezioni sovrapposte e da mortalità cardiovascolare, stentiamo ancora a controllarle del tutto proprio per la natura di questa infezione. Ma è una domanda molto giusta. Grazie professore, un paio di telefonate e poi torno alle mail. Paolo, sì, scusami, scusa. Intervengo. Prego. Io perché c'è una signora particolarmente timida che comunque mi ha lasciato la sua domanda. Sì. La domanda è questa per il professor Giustino Parruti. Si chiama Rita da Chieti, questa signora. Sì. Facendo una risonanza al polmone sinistro, dice questa signora, si è notato una, credo di aver capito bene, smagliatura di 3 mm. La signora vuole sapere dal professor Parruti che cos'è e soprattutto se ci sono delle complicanze legate al Covid. Guardi, con ogni probabilità complicanze legate al Covid proprio no, perché quando c'è una patologia polmonare legata a questa malattia, caratteristicamente le lesioni apprezzabili con la TAC sono multiple e anche in un caso con poca espressività, se apprezzabili, finiscono facilmente per prendere il 3, 5, 10% del polmone. Quindi volumi decisamente più importanti di quelli che lei sta descrivendo. Una singola lesione definita come smagliatura potrebbe essere una stria telettasica, potrebbe essere qualsiasi cosa che determini una piccola lesione polmonare, sicuramente, mi permetto di dirlo, con ogni probabilità non è coronavirus, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, ma una lesione di 3 mm. Stia tranquilla, avrà tutto il tempo di chiarirla nel tempo. Grazie professore, altra telefonata, pronto alle 8? Sì, buonasera, dove chiama? Buonasera, chiamo da Montesilvano. Prego. Giuseppe. Sì. Volevo fare una domanda, però credo di essere stato preceduto. Per quanto riguarda il discorso di andare al mare, qual è il comportamento migliore, come si deve stare attenti e come ci si deve comportare. Grazie professore, buonasera. Grazie Giuseppe. Lo ridiciamo in termini più pratici rispetto a prima. Il mare è un posto fantastico per passeggiare, camminare e prendere tanta aria, mantenendo le distanze
dalla persona con cui si va a passeggio magari no, perché se è una persona con cui si condivide il tempo normalmente, come ci si sta insieme abitualmente, ci si sta insieme sul mare, ma bisogna evitare gli assembramenti. Il ballo serale nello stabilimento balneare per quest'anno, secondo me, un po' lo dobbiamo tenere come una cosa poco praticabile, ma perché no un aperitivo con un minimo di distanza, sentiremo anche cosa ci consigliano le ordinanze del Presidente Marsilio, è una cosa invece che si può tornare a godere nelle modalità che saranno consigliate, soprattutto con la mascherina per tutto il tempo che non si porta qualcosa in bocca, in modo assolutamente gradevole e senza problemi particolari. Quindi il mare è un polmone dove c'è tanto vento e la distanza è ancora più facile da mantenersi. Se poi uno ha la fortuna di andare molto presto la mattina e non c'è quasi nessuno, ci va senza la mascherina e se lo gode ancora di più. Grazie professore, altra telefonata, pronto alle 8? Pronto, buonasera, sono Raffaella. Sì, da dove chiama Raffaella? Da Chieti, ho due domande importantissime. Sì. E noi abbiamo passato il Covid, io e mio marito, bene, diciamo con i sintomi molto lievi, qualche decimo di febbre e mal di pancia, niente di che, ringraziando Dio. Invece mio figlio e mia sorella che vivono con noi sono risultati negativi, nonostante sono stati sempre a casa con noi, che noi non sapevamo niente. E volevo fare due domande importanti. Loro che hanno vissuto, diciamo, hanno fatto una convivenza con il Covid e non l'hanno preso, possiamo, diciamo, fra virgolette, stare tranquilli e noi rischiamo di ricadere con questo virus? Grazie. Grazie, professore. Guardi, la domanda è molto importante. Allora, in generale la regola è che si facciano almeno due tamponi nei portatori con pochissimi o assenti sintomi come voi siete stati, almeno due tamponi, almeno a distanza di 24-72 ore l'uno dall'altro, proprio per essere sicuri che il primo tampone non abbia segnalato solo un abbassamento della replica nel rinofaringe e non una scomparsa del virus. In generale, quando due tamponi in un portatore asintomatico sono risultati negativi, i report, cioè i casi in cui un terzo tampone o comunque un ulteriore controllo sia risultato positivo, sono veramente trascurabili se non esistono addirittura. Quindi voi potete stare tranquilli e probabilmente siete stati scarsamente infettivi anche nella fase di carriage, perché se le due persone che stavano con voi non si sono infettate, questo lo dovete leggere come una condizione di bassa infettività con ogni probabilità, più che di una difesa innata da parte delle persone esposte, e quindi io direi che il giudizio sul vostro nucleo familiare è tranquillizzante. Valentina da Penne, più o meno simile alla domanda della precedente telespettatrice, mi ha scritto questa mail: un mio amico positivo il mese scorso al Covid è risultato finalmente negativo al doppio tampone e ha avuto dalla ASL la conferma di guarigione. Però ci potrebbero ancora essere possibilità di contagio? Allora, siamo più espliciti così, ringrazio di questa domanda ripetuta, così vado ancora un po' più a fondo. Tutti i casi, fino adesso, e non sono stati pochi, devo dire, in cui abbiamo visto una ripresa della replica, erano casi in cui vi era una malattia polmonare mitigata, ridotta, ma non ancora completamente estinta. Cioè la persistenza della replica nelle persone che poi hanno una ripresa dello stato di contagiosità per qualche tempo avviene in generale, questa è l'impressione molto chiara che abbiamo avuto anche tramite lo strumento del lavaggio broncoalveolare, cioè andando a campionare poi nelle zone di sospetta persistenza che sono state più volte confermate come tali, e la persistenza della replica avviene in zone zolle del polmone che rimangono infiammate nonostante la riduzione del volume della malattia polmonare. Quindi se non ci sono segni di persistenza di malattia polmonare e una persona
ha avuto due o più tamponi negativi, la probabilità di una recidiva, cioè di una ripresa della replica virale, è veramente molto bassa. Grazie professore, torno alle telefonate. Pronto alle 8? Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, sono Giuseppe da Pescara, buonasera. Buonasera Giuseppe. Allora, innanzitutto chiedo scusa se le mie domande possono risultare banali, ma credo che facciano parte della quotidianità di tutti quanti noi. Le domande non sono mai banali, no, io sono dalla tua parte. Il professor Parruti deve rispondere a domande molto più importanti delle mie che sto per fare. Vada! Allora, la prima è che dall'inizio della pandemia abbiamo visto in commercio un'innumerevole quantità e tipologie di mascherine. E se ne è detto di ogni su queste, questa dipende te ma non il tuo vicino, quest'altra dipende il vicino ma non te, c'è una mascherina, la mascherina con la M maiuscola da utilizzare. E la seconda è, inizialmente si era detto che i bambini non potevano essere contagiati dal Covid, adesso la nuova notizia che circola è che i prossimi ad essere contagiati saranno i bambini. Com'è che si chiama, che mi sono dimenticato? Giuseppe. Fantastico Giuseppe. Perché fantastico? Quindi, la prima domanda, la mascherina con la M non maiuscola, cubitale, è la miglior domanda di sempre, professore. Allora Giuseppe, grazie delle due domande. Grazie a lei, buon lavoro, salve. Grazie. Sono due domande anche simpatiche. Allora, una mascherina meglio dell'altra, certamente, per l'amore di Dio, l'ottimo esiste sempre, cioè deve essere un tessuto che permetta, così lo capiamo, cerchiamo di capirlo sempre più a fondo, di bloccare le secrezioni respiratorie che ciascuno di noi produce. Facciamo così. Se uno avesse una mascherina con un tessuto talmente sottile, uno di quelli che lasciano vedere la cute al di sotto, ok? È molto improbabile che se io ho uno starnuto o emetto con un tono di voce più forte delle goccioline col mio parlare, queste vengano tutte fermate. Quindi è essenziale che la mascherina sia una maschera, cioè blocchi col suo tessuto le gocce che escono con l'aria emessa dalla mia fonazione e dalla mia respirazione. Stiamo vedendo una, non so se è proprio quella ideale che sta descrivendo il professore. Allora, questa è una mascherina con reservoir, di quelle che noi abbiamo come FFP2 per difenderci in condizioni di forte esposizione. Queste hanno il reservoir, questa valvola che permette, che favorisce la respirazione. Queste sono più protettive, sono le mascherine egoiste, come dice il nostro interlocutore. Cioè sono protettive al 100% per chi le porta, o vicino al 100%, sono un po' meno protettive per la presenza della valvola in caso di fonazione forte, perché potrebbero tirar fuori qualcosa. Ma attenzione, è brutto ed è ingiusto chiamarle mascherine egoiste, perché questa mascherina io la metto quando mi espongo a un rischio noto, cioè se io ho probabile, ho fortemente sospetto, cioè se io devo prevalentemente proteggere me da una fonte probabile o certa, allora uso questa, perché alla mia fonte non gli posso far niente, ok? Però torniamo al punto fondamentale, la mascherina è protettiva in questa fase di distanziamento se blocca quello che esce da me, non mi deve proteggere da quello che viene da fuori, cioè se tutti noi portando la mascherina in consorzio sociale blocchiamo ciò che viene fuori da ciascuno di noi, non esponiamo a rischio gli altri, cioè se non ce ne importa niente se poi questa mascherina non è perfettamente protettiva da quello che venga da fuori. Se stiamo tutti con la mascherina non può venire fuori niente, non può venire niente da fuori, ok? Quindi questa è la mascherina con la M maiuscola e la mascherina portata, è la mascherina indossata correttamente con un minimo di connotazione tecnica per cui abbia i requisiti che ho appena finito di dire. Bambini, professore? I bambini, così come alcune etnie che hanno sviluppato meno frequentemente la malattia sintomatica,
non è che non si contagino, cioè il contagio delle persone e dei gruppi, diciamo così, che non sviluppano la malattia in modo sintomatico, non è affatto meno frequente rispetto a quelli che hanno l'infezione sintomatica. Cioè se siamo intorno a una fonte certa, ok, assumiamo che io sia una fonte certa e ci sono 20 persone esposte vicino a me. Se io parlo ininterrottamente, starnutisco, tossisco dinanzi a queste 20 persone, tutte riceveranno il coronavirus nel giro di un'ora. Anche quelli che poi non avranno quasi per niente la probabilità di sviluppare una forma sintomatica di infezione. Che cosa si sta vedendo però andando avanti il volume di esposizione? Che i bambini possono in alcuni casi manifestare rare complicanze, sicuramente extrapolmonari, cioè di bambini che si siano infettati e abbiano sviluppato una polmonite multifocale da Covid praticamente non ve ne traccia. Di bambini che hanno sviluppato una Kawasaki, cioè una vasculite vasorum, o che hanno sviluppato altre complicanze neurologiche, neuropatiche, ce ne sono man mano sempre di più. Cioè, esponendo 1000 bambini, nessuno va a finire in rianimazione per la polmonite, perché loro sono immuni da questo tipo di complicanze, ma non sono immuni dalle complicanze più rare. Grazie professore, complimenti anche per la sua chiarezza. Ho altre telefonate, fanno segno di sì? Sì, pronto Rete 8? Pronto? C'è qualcuno in sottofondo? Pronto? Sì, pronto. Mario da Montesilvano. Mario, vada. Posso due piccole domandine? Vada. Volevo chiedere al professore, come leggo da qualche parte, se il caldo può aiutarci a liberarci di questa pandemia. Sì. E poi un'altra piccola domanda, se posso. Sì, vada. Adesso non si sente più parlare, ma all'inizio pandemia si diceva che l'ACE inibitore in caso di Covid può dare problemi. Siccome io sono un iperteso e prendo una pasticchetta la mattina, volevo sapere se in caso di Covid, facendo di scongiuri, ho più problemi di altri. Non ho nessun'altra patologia e sto bene. Grazie professore. Allora, saluto a Mario. Prof, vai. Mario, grande Mario. Allora partiamo dalla seconda domanda, perché qui c'è stata una chiarezza cresciuta nel tempo. Allora, sebbene gli ipertesi abbiano un maggior numero di recettori per questo virus, purtroppo, ed è la ragione per cui sono più suscettibili alle conseguenze di questa infezione una volta che l'abbiano contratta, non c'è nessuna evidenza, anzi, c'è qualche evidenza che dice che se si toglie l'ACE inibitore le manifestazioni possano peggiorare per un aumento paradosso rapido dei recettori dopo la sospensione. Quindi diciamo che non bisogna far nulla, gli ACE inibitori modificano pochissimo o niente il rischio di contrarre la malattia se si incontra questo virus, anzi toglierle nella paura potrebbe complicare la situazione. Questa è la seconda domanda che è la più facile. La prima sul canto. Il caldo. Ah, il caldo, ho capito il caldo. Ammazza questo virus, questo caldo. Professor. Poi le chiedo, mi scrive, tra l'altro così aggiungo anche questa. Scrive Dino, visto che andiamo incontro al caldo, al periodo estivo, la zanzara può essere un veicolo di trasmissione del virus? La zanzara no. La zanzara trasmette il caldo soltanto infezioni che infettano la zanzara. Il coronavirus non infetta altri animali, ma non la zanzara. Il caldo. Invece il caldo, secondo tutte le ragionevoli previsioni, ci aiuterà, ma non perché uccida di più il coronavirus o ne riduca o ne mitighi la virulenza, perché aumenta la possibilità riduce la nostra esposizione agli ambienti chiusi. Cioè durante i mesi estivi si sta molto più all'aperto, si sta in ambienti meno confinati e questo riduce il rischio anche che un portatore asintomatico in un consorzio non protetto possa diffondere. Ma il caldo favorisce le feste, le aggregazioni, quelle situazioni che possono portare ad abbassare la guardia.
Quindi il caldo non ci deve dare false da illusioni. Da una parte ci dava qualche illusione, dall'altra ce l'ha subito mazzola. Qualcuno si avventurava anche nella gradazione, i gradi del caldo, 24, 26, 27, no, non fa niente. No. Ma può darsi pure che a 42 gradi questo virus comincia a fare fatica, però è tutto da dimostrare. Altra telefonata, pronto alle 8? Buonasera. Buonasera. Sono Maurizio da Montesilvano. Vada Maurizio. Io volevo fare una domanda al professore, più che una domanda un consiglio volevo. Sì. Visto che nella fase 2 hanno probabilmente riaperto gli allenamenti sportivi e forse a giugno anche con il calcio, io vivo questa passione per il calcio da sempre. Un consiglio dal professore, se da mese di agosto a livello amatoriale ci può essere il via per iniziare di nuovo qualche partita, lei cosa consiglia per quanto riguarda sport di gruppo, il calcio e queste cose? Visto che è una cosa che mi preoccupa, o la passione mi spinge, ma sono sinceramente preoccupato se iniziare oppure magari lasciar perdere per l'anno prossimo, non lo so. Grazie, professore. Grazie a voi. Grazie a lei. Ci dia l'altra mazzata. No, no, vabbè. No. Comunque la domanda già contiene una grossa componente di buonsenso in questo discorso. Allora, facciamo una cosa. Una partita di pallone con la mascherina non si può giocare. Io penso che sia una follia pensare che una persona che si voglia impegnare nello sforzo atletico di fare una partita di calcio possa pensare realisticamente di indossare una mascherina. Giusto? Tra l'altro, il calcio per definizione, sebbene sia uno sport atletico, è anche uno sport di scontro fisico, voglio dire, non è il rugby, però fondamentalmente comporta dei momenti in cui i giocatori si raggruppano in un fazzoletto ristretto di campo e non possiamo certo distanziarli dicendo che non è possibile fare questo. Quindi nello sport agonistico è molto semplice. Si tratta di persone che vengono controllate con un tampone periodicamente e comunque prima di una competizione, è evidente, altrimenti si potrebbero avere sorprese. Quindi giustamente lui dice ad agosto posso cominciare a ripensare a una partitella? Allora dipenderà molto, e questa è una domanda molto corretta, dal contesto epidemico che andremo a vivere. Se facciamo a Pescara zero contagi, proviamo a buttarla lì, sicuramente dal primo di giugno, speriamo, e arriviamo al 15 di agosto, che effettivamente cominciamo a essere una zona senza evidenza di trasmissione locale, tutti i pescaresi che non abbiano viaggiato all'estero si vogliono fare una partita, tutto sommato, penso che agosto possa essere un tempo ragionevole. Se però dovesse tornare nel gruppo a giocare una persona che ad agosto ritorna da una zona con un sospetto di trasmissione loco-regionale diverso da quello della nostra regione, occhio, perché questo deve indurre i giusti dubbi. A giugno ancora non la farei la partita di calcio, è troppo presto per dire che Pescara è una zona dove portatori asintomatici non abbiano ad ingaggiare gli scontri della partita. Quindi abbiamo fermato anche il campionato di Serie B e di Serie A, no, professor Parrucci. Ho detto che era questa. Dalla regia, quante telefonate prendiamo ancora? Vai, abbiamo Paolo. Ancora un'altra telefonata. Benissimo. Una, perfetto, vai. Io poi ho due o tre mail importanti, vai. Eccola, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Da dove chiama? Da Pescara. Sì. Abbassi il volume del televisore e faccio la domanda. Sono Antonietta. Abbassa il volume, là. Aiuto! Sono Antonietta, il dottor Parruti mi conosce. Ciao Antonietta. Senta, volevo fare una domanda al dottor Parruti. Sì. Dottore, lei mi deve dire come si deve comportare mia figlia col fidanzato. Mi può dire più o meno, lui quando viene porta la mascherina. Allora, la domanda...
La domanda è abbastanza... Ma possiamo andare anche oltre, no. Visto che non siamo più in fascia protetta? No, voglio sapere solo come si devono comportare tutte io due. Allora, ascolta, Antonio, fondamentalmente se due persone, c'è una cosa che noi diciamo sempre in medicina che è molto importante, si chiama anamnesi, cioè raccolta delle storie. Allora, se il fidanzato di tua figlia non è, è stato in isolamento sociale, cioè ha fatto sei mesi in cui è rimasto, sei settimane in cui è rimasto asintomatico, si è fermato, non ha lavorato, ok? Sta bene, non ha nessun problema, sono passate ancora due settimane, ragionevolmente nei confronti della persona a cui vuole bene può togliersi la mascherina quando ci sta vicino. Perché se le stesse domande e le stesse risposte applicano per tua figlia, la probabilità che si scambino qualcosa comincia a essere estremamente bassa. Se invece una persona che ha continuato a circolare durante la fase di isolamento, perché non si è potuto fermare come noi operatori sanitari, come chiunque abbia fatto un lavoro di importante servizio sociale, se ha avuto qualche sintomo nel corso di queste settimane, se c'è stato qualcosa che faccia sospettare che lui possa aver avuto una forma paucisintomatica e quindi come tale magari ancora non completamente risolta, fondamentalmente qualche dubbio in più può rimanere ed eventualmente mantenere ancora un po' di distanziamento potrebbe essere ragionevole. Però fondamentale è capire caso per caso quali sono i rischi specifici. Se poi il fidanzato è uno che viene da Milano, dove è stato fino alla settimana scorsa, avrei qualche dubbio in più sul fatto che possa abbassare la guardia presto. Grazie professore, stanno arrivando grandinate di mail, ne scelgo tre e poi chiudiamo, perché mi sembrano abbastanza interessanti, almeno secondo me. Manuela spera di avere questo chiarimento. Quanto tempo le goccioline restano in aria? Faccio un esempio. Se una persona corre o cammina prima di me, davanti a me, e parlando o tossendo, butta fuori goccioline ipoteticamente infette, io passo in quel punto subito dopo. C'è il rischio di poter essere contagiati perché le particelle restano sospese? Manuela, la ragione per cui parliamo dell'uso della mascherina è proprio questa. Cioè, sostanzialmente, mentre c'è stata tutta una teorizzazione del fatto che questo virus avesse una trasmissione soltanto droplet, cioè legata a particelle discretamente pesanti, che quindi nel giro di un metro e mezzo tendessero a cadere a terra, ci sono stati studi anche molto ben documentati, diciamo, nelle ultime settimane, che hanno mostrato come in alcuni casi, specialmente se uno magari, come dici bene tu, correndo sbuffa come una vaporiera e respira affannosamente perché sta cercando di battere il record dei 100 metri piani, chiaramente può emettere particelle in grande abbondanza, alcune delle quali possono danzare nell'aria più a lungo di quello che si era ipotizzato inizialmente. Altrimenti noi non raccomanderemmo con tanto vigore la protezione della mascherina. È proprio questo il punto, cioè noi non possiamo essere certi che non si creino degli aerosol. Ora, è difficile che una persona correndo sul mare o scorrendo all'aperto crei un aerosol talmente tanto denso da poter raggiungere una persona oltre i 3-4 o come dicono altri 6-7 metri. Ma in un ambiente chiuso invece, e così colgo l'occasione per dire questo, è possibile che se c'è un portatore asintomatico che respira e tossisce, si possano creare delle possibilità di contagio anche a più di un metro e mezzo. Quindi il distanziamento e la mascherina sono fondamentali proprio per questa osservazione. Jessica, un bimbo di 6 anni che presto rivedrà i suoi amichetti, quali precauzioni dobbiamo usare per farli giocare in sicurezza? È utile mettere la mascherina mentre giocano, visto che è impossibile mantenere le distanze tra bambini piccoli? Ragazzi, la raccomandazione italiana parla sotto i 6 anni
della non obbligatorietà dell'uso della mascherina. Se riusciamo ad avere una capacità persuasiva nei confronti dei bambini sul fatto che non sia magari una mascherina colorata, una mascherina che diventi uno scherzo, molto personalizzata, a becco di papera, insomma, giostriamoci su, ma è chiaro che nelle prossime 3-4 settimane, soprattutto, fino a che non si consolida un tasso zero di trasmissione, se difendiamo i bambini con la mascherina, alla luce di tutto quello che abbiamo detto prima, non è una cattiva idea. L'ultima la segnalo perché mi sembra un caso veramente particolare. Mi chiamo Luisa, vivo in provincia di Pescara e non soffro di alcuna patologia. Mi sono ammalata di Covid il 14 marzo scorso in forma abbastanza lieve per la durata di pochi giorni. Dopo 2 mesi di quarantena e 3 tamponi eseguiti finora presso l'ASL di Pescara, risulto ancora positiva al virus, nonostante io sia da tempo asintomatica. I miei familiari conviventi sono asintomatici e dovranno fare anche loro un tampone. Volevo chiedere gentilmente al professore se conosce altri casi come il mio e perché in alcuni casi il virus può essere tanto resistente e difficile da smaltire. A me fa piacere che chiudiamo con questa domanda. Gliel'ho fatta, è un po' lunga, però mi sembrava mi fa un piacere. Caso anche particolare. No, non è particolare, è un caso frequente. Cioè, meno forti sono i sintomi, addirittura in assenza di sintomi, ripeto, non monta la risposta immunitaria adattativa. Cioè, queste persone non producono anticorpi, c'è una difesa. Il virus, alla fine, non facendo nessun danno a questo ospite, non induce una risposta violenta da parte dell'ospite, che può rimanere portatore per tanto tempo. Abbiamo avuto persone con una documentata ancora positività a 70 giorni. Quindi il caso che la signora sottolinea mi permette di ribadire in chiusura il presupposto scientifico e biologico su cui si fonda la raccomandazione principe, cioè quella dell'uso della mascherina. Noi non possiamo sapere, la signora l'ha scoperto evidentemente perché per mille ragioni è stato contatto di qualcun altro e quindi ha fatto il test. Ma se la signora fosse stata completamente asintomatica o appena appena sintomatica e avesse fatto l'isolamento sociale come tutti quelli a cui è stato raccomandato, uscita dall'isolamento sociale, come farebbe a sapere di essere un portatore asintomatico ancora? Nulla questio che non lo può sapere e quindi ci dobbiamo difendere assumendo che deve passare ancora una buona mesata da oggi perché la maggior parte dei casi come la signora abbiano a spegnersi pian pianino. Se non facciamo questo non c'è tampone che tenga. 23:41, io andiamo a dormire, professor. Che succede nel brevissimo termine? Poi veramente andiamo a dormire, avevo promesso che la liberavo alle 23:40. Ci dobbiamo aspettare? Ma io penso che non voglio essere ottimista a tutti i costi perché il mio carattere lo comporta, ma insomma è quasi un pericolo della mia costituzione. Però non vedo grossi rischi che se continuiamo così e se teniamo ferma la barra nell'utilizzo del distanziamento come tutta la società si sta organizzando per fare senza troppa sofferenza, con qualche fastidio ma senza troppa sofferenza, io non vedo rischi grossi che ci sia una ricorrenza perché l'investimento del distanziamento è stato fortissimo e la fase di isolamento è stata una risposta eccezionale a una sfida eccezionale, quindi io credo che andrà tutto bene, per usare una frase che è stata tanto ripetuta, giustamente ripetuta in augurio. Possiamo farla come più che auspicio, come previsione a questo punto. Se c'è una cosa però su cui questa previsione positiva si basa è sul fatto che l'aderenza a quello che abbiamo detto e ripetuto stasera sia di oltre il 90-95% della popolazione. Sia possibilmente, e torno al caso, ma ci vuole ancora per un po' nella zona di Pescara, nella zona Vestina, ma anche in molte altre zone dell'Abruzzo dove la circolazione del virus è stata forte,
ci vuole questa aderenza alta. Solo a queste condizioni riusciremo ad andare verso uno zero stabile. Spero di non doverla invitare più, vorrei dire che tutto andrà bene. Che tutto è andato bene. Grazie al professor Giustino Parruti, grazie direttore a voi. Unità operativa complessa malattie infettive della ASL di Pescara. Grazie per tutto il tempo che ci ha dedicato e per tutte le settimane che è stato con noi. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Ciao Paolo Durante, grazie. È stato un piacere, buonasera a tutti. Grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. Grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo giovedì prossimo 21:30, ospite in studio per un altro speciale Pronto Medicina Facile. Ci sarà il dottor Claudio Damario, direttore del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo. Vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Restiamo bravi, responsabili ancora per un po'. Grazie a tutti, buonanotte.